Con Marco Colombo parliamo di Quarto di Miglio. Marco, siamo qui in fiera, Motorbike Expo. Quali sono le novità che Quarto di Miglio presenterà per il 2012? Ciao a tutti, le novità sono due orologi strepitosi, anche altri, però questi in particolare. Sono quello dedicato al 5 volte campione del mondo Tony Cairoli nel motocross, che è bellissimo, ha un cinturino tassellato off-road proprio da maniaco. E poi c'è quello di Troy Bayliss, che in realtà è un freno a disco modificato insieme a lui con il suo numero, il 21, che ha una particolarità: nel quadrante nero di giorno e di notte restituisce la luce che ha accumulato e lo fa brillare proprio il 21. Molto bello, anche questo fuori dagli schemi. Senti, quindi è chiarissima la vostra vocazione racing, direi, a questo punto, no? Perché abbiamo parlato di due campioni di ovviamente specialità diverse, ma tutte e due campioni delle due ruote. Che cosa cambia, ad esempio, quando tu disegni anche, no? Oggi. Che cosa cambia? Qual è l'ispirazione, la tua fonte di ispirazione per fare l'orologio che piace, per esempio, a chi segue Cairoli e l'orologio che piace a chi segue Bayliss? Ma guarda, avviene tutto con naturalezza. Forse il segreto sta nell'andare in moto e essere appassionati di questo mondo. Poi il freno è un freno, tutti noi possiamo toccarlo e vederlo tutti i giorni. E l'idea è proprio di fare principalmente un orologio fatto per noi. Sì, chi non va in moto fa fatica a entrare in quest'ottica, ma peggio per loro. Parliamo allora di stile, perché comunque è vero che sono orologi corsaioli come pensata, insomma, però sono anche orologi molto stilosi, molto belli. Senti, consigliaci tu un consiglio per il 2012, quali colori andranno? Ma a me piacciono molto i non colori, i metalli. Guarda, non era preparata, però è perfetta. Questo è un orologio di titanio, è una novità che presentiamo adesso. Il mio pallino era dare una colorazione, arrivare alla colorazione degli scarichi racing, sia nel cross che nella strada. Ci sono questi scarichi che prendono i colori rossi, blu, sono bellissimi. Abbiamo provato mille volte, alla fine abbiamo detto: ma facciamogli saldare a loro, a quelli che fanno le marmitte da corsa. Quindi noi diamo gli orologi smontati, chiaramente, senza i vetri, a questi pazzi scatenati che si mettono lì e ci saldano, tolgono le marmitte da corsa e mettono sui loro banchi questi orologi e li saldano. E io così sono, è veramente, sono appagato. Quindi c'è anche proprio una ricerca di stile veramente notevole. Appunto, parlavo di non colore perché in realtà è il materiale che cambia da orologio a orologio, cambia. Non riesco a controllare i toni di blu, può darsi che venga viola, ma è questo il suo bello. Fantastico. Senti, invece il cliente di Quarto di Miglio chi è? Il cliente di Quarto di Miglio è attualmente una persona, un motociclista, mediamente dai 25 ai 45 anni. Stanno entrando anche nel nostro mondo, sta entrando anche il pubblico femminile, a percentuale attualmente dell'8%, che è bassa, però sta nascendo adesso. Non so se perché abbiamo ampliato la gamma con dei colori nuovi a livello di cinturini, è probabile, non era voluta, ma ben vengano le signore, insomma. Senti, ma avete richieste particolari a livello di stile, di design, piuttosto che di movimenti? Ma c'è una grande attenzione al costo. Viviamo in un'epoca dove veramente spendere 3.000-4.000 euro per un orologio può essere un problema, soprattutto per una persona che va in moto. Io lo dico dalla prima volta che ci siamo visti, un ragazzo con in tasca 2-3.000 euro, io comprerei un paio di scarichi. E quindi da lì l'idea di stare sui quarzi per poter accontentare gli appassionati di questo mondo. Poi anche salendo con gli automatici per andare a prendere un altro tipo di cliente,
che poi è quello che ci serve per esprimere materiali, sì, per toccare corde particolari a livello di design e di contenuti. Comunque l'automatico, noi siamo sempre unicamente fedeli alla Svizzera. Quindi avete entrambi i movimenti, insomma, la fascia di prezzo varia da che cifra a che cifra? La fascia di prezzo varia, con una novità che abbiamo introdotto in questa fiera, va da 66 euro al pubblico fino ai 1500 dell'automatico più bello che abbiamo. Ok, per concludere, siamo appunto a Motorbike Expo. Vogliamo sapere un resoconto ormai di questo weekend che sta terminando, com'è andata? Beh, tantissima gente, abbiamo finito i cataloghi, non abbiamo più bigliettini, no, siamo veramente contenti. Perfetto, allora un grande in bocca al lupo, grazie mille, a presto, ciao.